Bentornati in studio, abbiamo appena visto la ricetta del giorno legata proprio al tema dei radicali liberi. Ora approfondiremo questo argomento con la nostra ospite in studio, la dottoressa Maria Teresa Caselli, ben ritrovata di nuovo. Allora, a lei chiedo che cosa sono i radicali liberi. Allora, i radicali liberi sono degli atomi o raggruppamenti di atomi che nell'orbitale più esterno hanno degli elettroni spaiati, per cui cercano compagnia, diciamo così, e vanno semplicemente a cercare delle molecole organiche per acchiappare altri elettroni. L'instabilità di questi radicali liberi, ma basta anche chiamarli soltanto radicali, sta proprio nel rapporto tra carica e volume. Più alto è questo rapporto, più alto è l'instabilità di questi radicali che, continuando a riprodursi, portano proprio ad un danno ossidativo. Spero di esprimermi in termini non troppo biochimici, insomma, da biochimico, cerco, casomai mi corregga, cerco di essere il più semplice possibile. Ebbene, quindi valutare la capacità ossidante di questi radicali, di questi atomi, in quanto la capacità ossidante è quella che produce il vero danno ossidativo. La capacità ossidante, lo ripeto, sta proprio nella capacità di provocare, diciamo così, questa reazione a catena che comporta la produzione di radicali liberi e quindi la ricerca di altri elettroni. Queste reazioni sono poi reazioni a cascata che comportano essenzialmente il coinvolgimento di alcuni elementi, che sono in primo luogo l'ossigeno. Sembrerà strano, l'ossigeno è la materia vivente, praticamente è necessaria alla vita, però l'ossigeno, quando diventa radicale libero, diventa molto nocivo. Quindi, ma non è solo l'ossigeno, esistono anche altri elementi come il cloro, come lo zolfo, come il carbonio e come l'azoto. Tutte queste sostanze vengono dette specie chimiche reattive che possono scatenare la produzione di radicali liberi. I radicali liberi che cosa fanno? Attaccano essenzialmente le membrane delle cellule e comportano un danneggiamento della membrana cellulare. Ecco, parliamo di stress. Stress in senso generale, stress ossidativo, sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. Allora, comunemente si parla di stress e si dice sono stressata, eccetera, quando ognuno di noi, dal punto di vista, diciamo così, emotivo, coglie un sovraffaticamento e quindi, diciamo così, una sovraesposizione più che altro da un punto di vista emotivo. Già lo stress di per sé si può considerare eustress e distress. Eustress, diciamo, che non è completamente negativo, come si crede, perché stimola ovviamente delle produzioni ormonali nel nostro organismo che ci danno, diciamo così, la carica a fare meglio e a fare di più. Diventa negativo il distress, perché nel distress allora c'è un aumento soprattutto di determinate sostanze e determinati ormoni che comportano un danneggiamento soprattutto psichico, ma che può diventare anche fisico. Lo stress ossidativo è quella valutazione che deriva essenzialmente dall'equilibrio che ci deve essere tra produzione o presenza di radicali liberi e capacità di combattere questi radicali liberi nel nostro organismo. Quando questo equilibrio diventa squilibrio, allora a questo punto si ha un vero e proprio danno ossidativo e quindi stress ossidativo. E spero di essere chiara. Chiarissima. Che ruolo ha l'alimentazione però in questa formazione? Beh, l'alimentazione è fondamentale. Io parto dal presupposto che l'alimentazione è fondamentale per qualsiasi prevenzione di malattia, soprattutto ovviamente metabolica.
Quindi l'alimentazione deve essere il più ricca possibile per combattere i radicali liberi e quindi per aumentare la nostra capacità antiossidante, il più ricca possibile di verdure e frutta. Quindi una dieta, qui faccio una parentesi perché questo è il mio pensiero, una dieta vegetariana è una dieta che sicuramente, prendendo in considerazione lo stress ossidativo, è una dieta che va sicuramente bene. Aggiungo una cosa che ritengo importante: la capacità antiossidante di ognuno di noi, del nostro organismo, può essere endogena ed esogena. Mi spiego meglio, può essere endogena in quanto noi stessi produciamo delle sostanze antiossidanti che combattono i radicali liberi, esogena quando dobbiamo integrare la nostra alimentazione, perché per esempio poco ricca in frutta e verdura, con degli integratori che contengano antiossidanti. Ecco, ne parleremo anche successivamente, ma ora che cosa è possibile fare per contrastare la formazione dei radicali liberi? Quindi un consiglio. Allora, un consiglio: i radicali liberi si possono determinare, cioè si possono fare degli esami su sangue di prelievo venoso o anche su sangue capillare e andare a quantificare, è possibile quantificare i radicali liberi con un test che si chiama DIROM, che va a vedere i metaboliti reattivi dell'ossigeno, e un altro test, ce ne sono vari a dire il vero, comunque ne cito uno per brevità, il BAP test, che va a vedere la presenza di antiossidanti sempre nel sangue. Sono test che si fanno su sangue con prelievo capillare, facilmente eseguibili e, ahimè, ancora forse poco diffusi. Ecco, per quale motivo secondo lei sono poco diffusi questi test? Perché secondo me non c'è ancora una coscienza dell'importanza della valutazione dello stress ossidativo nella prevenzione. Generalizzo un po', ma secondo me in Italia si fa sempre poca prevenzione, si fa più terapia, più cura, ma poca prevenzione. Forse questo è il motivo, e forse sono anche poco noti alla comunità scientifica, ecco. Ecco, vorrei approfondire questo tema dell'alimentazione, lo dice il titolo stesso della nostra trasmissione. Secondo lei la salute viene mangiando? La salute assolutamente sì, viene mangiando, ed è importante avere una dieta varia, bilanciata, ovviamente con la presenza dei macronutrienti fondamentali, che sappiamo tutti sono carboidrati, proteine e grassi, ma soprattutto, e qui si va ovviamente verso la presa di coscienza della produzione di radicali liberi, verso un'alimentazione che contenga soprattutto micronutrienti e quindi vitamine e minerali. Cito tre vitamine che sono antiossidanti per eccellenza: la vitamina C, la vitamina E e la vitamina A. Sono fondamentali introdurle, sono presenti soprattutto in frutta e verdura. Oltre ad altri minerali, cito anche qui per brevità, per esempio lo zinco, il ferro, il magnesio, solo per citarne alcuni, sono fondamentali, e se non si introducono perché non si fa un'alimentazione corretta, è bene integrarli. Esistono invece degli stili di vita che favoriscono l'aumento dei radicali liberi? Sì, certo. Esiste, per esempio, l'attività sportiva favorisce in ogni caso la produzione di radicali liberi. Se moderata, favorisce anche l'aumento della capacità antiossidante. Se un'attività fisica, per dire, quotidiana, la solita mezz'ora di camminata a passo veloce che viene normalmente consigliata in uno stile di vita sano, riesce a mantenere sotto controllo la formazione di radicali liberi. Ma per esempio l'attività fisica intensa, lo sforzo fisico sia di resistenza che di endurance, si usa
si usa dire oggigiorno, questi stimolano fortemente la produzione di radicali liberi e quindi vanno assolutamente seguiti dal punto di vista alimentare chi fa questo. Inoltre nell'invecchiamento i radicali liberi aumentano, questo è noto. Insomma. Ecco, appunto volevo chiederle proprio che rapporto c'è tra invecchiamento e radicali liberi. C'è un rapporto molto, molto intenso, diciamo così, nel senso che la degenerazione cellulare che ahimè avviene nel nostro corpo a livello di più ambiti, ne cito solo alcuni, ma quello immunologico, quello neurologico, ahimè, che porta a malattie neurodegenerative ovviamente molto presenti nell'invecchiamento, e quello ormonale coinvolge tutti questi settori. Ecco che in questi settori, presi singolarmente, partiamo semplicemente dal settore cellulare, dall'ambito cellulare, le cellule che vanno incontro a degenerazione perché a livello della membrana cellulare, e non solo della membrana ma anche addirittura del nucleo e quindi del DNA, avviene l'attacco dei radicali liberi, quindi l'invecchiamento va di pari passo con la produzione di radicali liberi. Lei prima ha parlato di integratori, sono sempre necessari questi? No, secondo me, questo è il mio punto di vista, molto soggettivo ovviamente, gli integratori sono da tenere sempre presente laddove c'è un'alimentazione non sufficientemente corretta, non bilanciata soprattutto. Allora sì, se per esempio, cito l'esempio di uno che segue una dieta vegana, quindi solo vegetali per intenderci e cereali, allora lì ci può essere qualche carenza nutritiva che è bene integrare, per esempio del ferro o del calcio. Ecco, cito, se uno non mangia neanche, ho sentito prima il latte, insomma, se uno non mangia latte derivati magari non introduce calcio, quindi vanno tenuti presente. Bene, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, ma io ringrazio la mia ospite, la dottoressa Caselli, per essere stata con noi, per averci fornito queste informazioni sicuramente utili, e vi rinnovo l'appuntamento con la nostra trasmissione, con la prossima puntata, La salute vien mangiando. Arrivederci. Il programma è stato offerto da Nonna Paperina, il blog sulle intolleranze alimentari, www.nonnapaperina.it. Lo stress accompagna le nostre giornate. Per abbassare la soglia dei sintomi dello stress, quali stanchezza, insonnia, mal di testa e fragilità ossea, Natural Point produce Magnesio Supremo, l'efficace risposta alla carenza di questo prezioso minerale fondamentale per il nostro organismo. Solubile e altamente assimilabile, Magnesio Supremo è anche una bevanda dal gusto piacevole. Magnesio Supremo, naturalmente antistress. In vendita nei negozi di alimentazione biologica, erboristerie e farmacie. www.naturalpoint.it